anche da parte mia a tutti i presenti, grazie per avermi invitato a partecipare al comitato scientifico e a parlare oggi. Io ho avuto assegnato l'argomento del sisma bonus, metodi e applicazioni. Riflettevo prima che la prima presentazione di questo tipo sul sisma bonus l'abbiamo fatta forse proprio a Napoli a marzo 2017, quindi circa 15 mesi fa. E quindi nel tempo che avrò a disposizione io cercherò comunque di ricordare in modo molto qualitativo e veloce cos'è il sisma bonus per chi magari non l'ho ancora approfondito, ma soprattutto cercherò di fare due cose. Una è di evidenziare criticità e potenzialità che almeno dal mio punto di vista sono venute fuori dall'esperienza di questi mesi che sono intercorsi da quando il sisma bonus, le linee guida del sisma bonus, ricordo, emesse il 28 febbraio 2017, sono entrate in vigore, e poi cercherò anche di far capire perché, dal mio punto di vista, questo tipo di tema e di intervento è appropriato in questa giornata. A seguire poi avrete la presentazione della scheda, a cui un po' mi ricollegherò per far capire che, almeno dal mio punto di vista, la scheda e questo momento di visite presso i cittadini rappresentano un momento che è un po' preliminare all'attivazione, speriamo, di tanti processi che avviano al sisma bonus. Allora, sappiamo che il sisma bonus è stato emesso con la legge di bilancio 2017 e che gli sgravi fiscali sono dati sotto forma di analogo a quella delle ristrutturazioni già precedentemente concessi, che erano quelli al 50%. Questa volta invece, se parliamo di condomini, si parla di incrementi del 70, di sgravi del 75-85%, che sono diciamo, concessi su una spesa massima incentivabile per unità immobiliare di 96.000 euro. Ricordiamo una cosa che è ovvia per noi, ma che va sempre detta ai cittadini, siccome si parla spesso poi di sisma bonus e di eco bonus insieme, che mentre per l'eco bonus il ragionamento del singolo cittadino può essere fatto abbastanza in autonomia dagli altri, quello del sisma bonus richiede un intervento condominiale, perché la classe sismica, di cui tra un attimo parlerò, è quella dell'intero edificio. Queste, diciamo, deduzioni fiscali, 75-85%, si hanno per uno scatto di 1 o 2 classi e si riferiscono a un periodo in cui si possono effettuare questi, diciamo, in cui si può spalmare la deduzione fiscale di 5 anni. Poi ricordo, prima di entrare più nel merito, che nella legge di bilancio 2018 ha dato un segnale molto importante di stimolo di questo tipo di processo, perché nel riconfermare le agevolazioni legate al sisma bonus, dovreste riuscire a vedere qui la parte più a destra della slide, ha dato un altro segnale, cioè ha spinto i professionisti e i cittadini a valutare con attenzione interventi integrati di tipo strutturale ed energetico, dando una premialità in termini di deduzioni fiscali, perché se si fa per le zone sismiche 1, 2 e 3, interventi integrati di sisma ed ecobonus danno luogo a delle detrazioni dell'80-85%, a seconda se si fa uno scatto di classe o due scatti di classe, per gli interventi su edifici condominiali. E l'importo massimo, che vi ho detto prima, era 96.000 euro per unità immobiliare, diventa 136.000 euro. Notate che il vantaggio significativo dell'integrazione sta nello scatto di una classe, perché se io faccio scatto di una sola classe e faccio il sisma bonus, posso avere il 75% di deduzione fiscale; se invece accoppio eco e sisma bonus, posso arrivare all'80%. E la spesa incentivabile passa da 96.000 a 136.000 euro. Qualcosa di più tecnico: come si determina la classe di rischio? La classe di rischio innanzitutto si esprime con delle lettere che vanno da A a G, e diciamo, qualunque professionista che avvezzo ad usare le norme tecniche per le costruzioni può calcolare la classe di rischio dell'edificio con i software e con le conoscenze che servono ordinariamente per usare le norme tecniche. Perché questa classe di rischio si determina come la minima classe di rischio, che emerge da due valutazioni che hanno due profili diversi. Una riguarda le perdite attese, e prima il presidente Sessa parlava del PAM, che sarebbe la perdita annua media. Quindi da un lato si determina una certa classe che si chiama classe PAM, dall'altra invece si fa una valutazione cosiddetta quella allo stato limite di salvaguardia della vita, secondo le norme tecniche, quindi si determina l'indice di sicurezza.
La minima tra le due classi che esce fuori da questa valutazione è la classe di rischio dell'edificio. Poi dopo, quando mi avvierò alle conclusioni, farò anche vedere qualche esempio per farvi capire meglio. Cominciamo a vedere che significa determinare la prima delle due, quella, la classe di rischio per lo stato limite di salvaguardia della vita. Questo è un qualcosa che chi fa le verifiche sismiche, valutazioni sismiche, conosce bene. Cioè, secondo le norme tecniche si può valutare l'indice di sicurezza allo stato limite di salvaguardia della vita, che è questo che ora le attuali norme 2018 chiamano Z con E, come rapporto tra l'accelerazione di capacità della struttura e l'accelerazione di domanda. Quindi se io so dove sta ubicato il mio edificio, questo termine qua sotto lo conosco, mentre quest'altro lo determino con un'analisi. Faccio il rapporto e ottengo un valore che normalmente è sempre minore di 1. Se io raggiungessi 1 significherebbe che l'edificio è adeguato. Chiaramente, siccome sappiamo che gli edifici esistenti non sono quasi mai adeguati, questo valore sarà minore dell'unità. Se ci riferiamo a un edificio nuovo, quindi un edificio di nuova progettazione, seguendo questa tabellina, vedete che sta nelle linee guida del Sisma Bonus, che dà le classi in funzione delle percentuali che sono gli indici di sicurezza. L'indice di sicurezza si può esprimere o come uno scalare tra 0 e 1 o come una percentuale tra 0 e 100%. Allora dicevo, se io guardo un edificio nuovo progettato proprio esattamente per stare al 100%, cioè con le verifiche soddisfatte all'unità, questo ha una classe A. Ovviamente, siccome normalmente poi un edificio è progettato con un minimo di tolleranza, se non altro perché ci sono delle approssimazioni sulle barre di armatura, sui calcestruzzi, eccetera, un edificio nuovo tende a essere anche A+. Comunque questa è la situazione, diciamo, questo è il criterio con cui si determina la classe per quanto riguarda l'indice di sicurezza ISV. E voglio ricordare che nelle norme tecniche del 2018 una delle novità è quella della definizione esplicita di livello di sicurezza. Leggo solo questa parte: le NTC chiariscono che nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il rapporto Z con I tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l'azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione. Quindi c'è questa esplicita definizione per una struttura esistente di cosa è Z con E, quindi non è altro che norme tecniche per le costruzioni. Vediamo invece l'altra componente che serve di determinare, il cosiddetto PAM, l'ho già detto prima, perdita annua media. Qui il concetto è un po' diverso. Mentre in precedenza si parlava di un indice che guarda allo stato limite di salvaguardia della vita, quindi alle condizioni ultime della struttura, questo concetto qui del PAM è un modo per tener conto invece dell'incidenza dei danni che possono arrivare da un terremoto. Cioè una struttura può non arrivare allo stato limite ultimo, per esempio di salvaguardia della vita o di collasso, ma può, soprattutto per terremoti più frequenti, potrebbe danneggiarsi molto, potrebbero generarsi danni alle parti non strutturali, alle tamponature, anche un po' alle strutture, per cui si hanno delle perdite. Allora le linee guida vogliono andare a guardare anche a questo aspetto, cioè vogliono stimolare interventi che non solo mettono a sicuro la salvaguardia della vita umana, ma vadano anche a ridurre le perdite. Questo si fa calcolando questo PAM, che detto proprio come posso fare oggi in pochi minuti, è un qualcosa, diciamo, è l'area sottesa a una curva che tra un attimo vi descriverò, che sta innanzitutto su un certo piano, che è questo, cioè sull'asse delle ordinate avete la percentuale del costo di ricostruzione, sull'asse delle ascisse c'è lambda, che è la frequenza media annua di superamento del terremoto, che non è altro che 1 su T con R, dove T con R è il periodo di ritorno, che è un parametro ormai molto noto nelle norme. Allora, vediamo un attimo cosa va fatto per il PAM. La sfida qui è dirvelo in 3 o 4 slide, però ci provo. Allora, ci siamo messi su questo piano, C con R, percentuale del costo di ricostruzione, lambda, 1 su T con R. Cosa va calcolato? Conosco quasi tutti tra i presenti, dice, ma non ci appesantire di altre cose, noi dobbiamo andare allo studio e fare questo calcolo. Allora, il messaggio è rassicurante, perché prima vi ho detto dovete fare una verifica allo stato limite di salvaguardia della vita e calcolate quell'ISV. Per calcolare il PAM, l'aggravio è piccolissimo, dobbiamo calcolare due punti che sono questo qui, che è già quello calcolato prima, quindi un punto che riguarda lo stato limite di salvaguardia della vita e questo punto rosso. Quindi una volta che ho fatto la mia verifica allo stato limite di salvaguardia della vita, già posso piazzare questo punto qui, perché l'ordinata di questo punto è il 50%. Questo è stabilito dalle linee guida su una taratura fatta sui dati delle riparazioni del terremoto di L'Aquila.
L'unica altra cosa che devo fare, oltre allo stato limite di salvaguardia della vita, è andare a fare il calcolo per determinare questo punto BLE, che corrisponde allo stato limite di danno, lambda 2%. Quindi su questo piano, C con R lambda, la curva PAM si calcola una volta che ho calcolato lo stato limite di salvaguardia della vita, vi ripeto, che significa calcolare lambda, cioè 1 su T con R, e piazzarlo al 50% come ordinata, così come una volta calcolato l'SLD, cioè il lambda di SLD, mi metto al 15%. Fatto questo, le linee guida danno delle relazioni molto semplici da cui si ottengono questi altri punti, il viola e il verde, e poi le linee guida ci danno anche queste intercette, le due intercette sugli assi della curva. Per cui, per essere, diciamo, per andare alla conclusione, si definisce la curva che passa per questi punti, e ripeto che si calcola però una volta calcolati solo due punti, lo dico più volte perché vi voglio rassicurare. Prima il presidente Sessa diceva si sono fatte le linee guida che sono invarianti rispetto alla norma, è proprio così, cioè è un'applicazione della norma, non è stato introdotto niente. Verifica SLV e SLD, si costruisce questa curva PAM, che si può costruire anche con un foglio Excel, banale. L'area sottesa a questa curva rappresenta la perdita annuale media attesa. È chiaro che se c'è una struttura che quando viene un terremoto tende a danneggiarsi molto, avrò un'area molto grande qui sotto, e questo significa che i danni prevedibili saranno molto grandi. L'intervento dovrà far sì che questa curva che ora vedete si schiacci verso gli assi e quindi si tenda a ridurre l'area. Vi ripeto, negli esempi ve lo farò vedere. Quindi si fa questa curva di riferimento, che è una curva, diciamo, della struttura ideale, e si determina per il singolo edificio l'area sottesa, che è PAM. Riferendoci a un edificio nuovo come punto di riferimento, diciamo, il PAM di un edificio nuovo che si ottiene da una tabellina che sta nelle linee guida porterebbe un edificio nuovo in classe B per i danni. E quindi, se guarda un edificio nuovo, se da un punto di vista PAM ho una classe B e da un punto di vista ISB ho la classe A, la minima tra le due è la classe B, e quindi assegno la classe B all'edificio. Questo è per gli edifici nuovi, chiaramente, che vi ho trattato solo perché sono il miglior riferimento possibile. Che succede per un edificio esistente? Nient'altro che questo, cioè le curve sono diverse, ma i valori sono chiaramente molto diversi, ma non c'è niente altro che questo che vi ho detto. L'unica cosa, lo ripeto, che le linee guida aggiungono è che, mentre per le strutture nuove, nella progettazione di strutture nuove, la norma obbliga le verifiche di stato limite di danno, per le verifiche sulle strutture esistenti la norma, anche la NTC 2018, rendono obbligatoria la sola verifica allo stato limite ultimo, quindi collasso o salvaguardia della vita. Quindi l'unica cosa in più che ci vuole per fare il calcolo della classe di rischio è la valutazione di SLD per la struttura esistente, che normalmente non siamo obbligati a fare, ma che sappiamo fare tranquillamente. Poi, dopodiché, anche per una struttura esistente, chiaramente si calcola il PAM, gli SLD, e si prende il minore dei due. Allora, adesso vi dicevo, non credo che sia più la stagione di andare troppo nel dettaglio di presentare il sisma bonus, qualche riflessione perché è passato un po' di tempo. Io credo che il beneficio fiscale sisma bonus e cos bonus diciamo sia una grande opportunità. Dobbiamo sapere tutti noi e spiegarlo anche ai cittadini che per accedere a questo beneficio si deve fare un normale progetto di intervento su un edificio esistente ai sensi delle norme tecniche, cioè non è che c'è un canale a parte. Per redigere il progetto ci vuole un professionista abilitato, il progetto va depositato, come ordinariamente succede, presso gli uffici di igiene civile, ed ha un iter, diciamo, di normale autorizzazione previsto dalle norme e dalle leggi regionali. E quindi io evidenzio in questa slide, non dobbiamo dimenticarci, quindi va rispettato tutto quello che è previsto dal capitolo 8 delle norme tecniche, che sarà anche nella revisione della circolare, e quindi dobbiamo sapere che per poter accedere al sisma bonus o all'eco bonus è necessario fare la valutazione della sicurezza e poi progettare un intervento. Qui comincio a fare un primo riferimento al perché di questo intervento, mio intervento nella giornata in cui si parla di prevenzione. Perché dovremmo dire ai cittadini, questo è uno degli obiettivi degli incontri che si fanno andando presso gli edifici, dovremmo spiegare questo, cioè dovremmo dire che loro si devono attrezzare. Io spesso faccio questo esempio, ormai per esempio per i comuni, per gli enti locali, è importante predisporre dei progetti per accedere ai finanziamenti. Allora io, quando mi trovo a parlare con qualche amico che magari mi chiede, si incuriosisce a questi temi, dico: tu
come condomini, ormai devi guardarla in questo modo, ti devi predisporre a poter accedere a un'opportunità. Per farlo, così come un comune che non prepara dei progetti non avrà mai dei fondi, così un condominio oggi deve capire che per poter sfruttare questi benefici si deve attrezzare. E per fare questo, diciamo, volente o nolente, a noi ovviamente lusinga farlo come professionisti, dovrà rivolgersi a un professionista abilitato, capace di fare dei calcoli, e quindi deve farsi fare la valutazione del proprio edificio, che significa l'assegnazione della classe dell'edificio così com'è, poi la progettazione di un intervento che gli possa consentire lo scatto di una o due classi di rischio. Da questo punto di vista, parlando di interventi, ricordo che le NTC 2018 hanno apportato una modifica, questa slide me l'ha un po' bruciata carissimo amico Massimo Sess, perché l'avevo messa appunto con la freccia verso l'alto per ricordare che le norme tecniche hanno invertito l'ordine da un punto di vista editoriale, oltre ad altre modifiche, ma hanno invertito l'ordine degli interventi, mettendo gli interventi di riparazione locale, che ora sono diventati 8-4-1 al posto di dove era prima l'adeguamento, dando proprio un messaggio culturale che probabilmente gli interventi più fattibili, quelli più frequenti, saranno quelli locali. E questo lo dico perché il sisma bonus prevede un'altra cosa che abbiamo tutti voluto, chi ha lavorato alle linee guida per dare maggiore applicabilità a questo strumento, che è il cosiddetto metodo semplificato. Il metodo semplificato, che vale per gli edifici in cemento armato e per gli edifici in muratura, anche per i canaloni industriali, ma non ne parlerò qui perché non è, diciamo, non sono residenziali, quindi oggi parliamo di case, ma partendo dagli edifici in cemento armato, il metodo semplificato consente lo scatto di una classe automatico, diciamo, se si fanno certe cose. Cioè, le linee guida sono molto chiare in questo caso, dicono: puoi fare solo interventi locali, senza addirittura neanche fare la valutazione della sicurezza anteopera, se fai queste cose. Confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell'edificio, se vai a risolvere i problemi di antiribaltamento delle tamponature di facciata, e addirittura una grande opportunità dal mio punto di vista è che, compreso nel sisma bonus, scatto di una classe, anche ripristino di eventuali zone danneggiate o degradate. Sappiamo quante ce ne siano negli edifici in cemento armato. C'è una condizione di applicabilità di questo metodo, che è applicabile solo se c'è presenza di telai in entrambe le direzioni. Un brevissimo commento: perché le linee guida si sbilanciano ad acclarare lo scatto di una classe se si fa il confinamento di tutti i nodi perimetrali e se si evita il ribaltamento delle tamponature? Perché queste sono le modalità di crisi che abbiamo osservato anche in Italia, ormai purtroppo con grandissima frequenza dall'Aquila al centro Italia, e che sono anche quelle modalità che, se uno va a fare la verifica della struttura in cemento armato esistente, risultano essere quelle che condizionano il comportamento della struttura. Quindi, con una, diciamo, forte certezza, le linee guida dicono: per me sei scattato avanti di una classe, quindi puoi prendere un beneficio del 75% se vai a fare questi interventi. Notate che sono interventi che al limite potrebbero essere fatti solo dall'esterno, da un certo punto di vista, perché il confinamento dei nodi richiede piccolissime danneggiamenti alle tamponature, laddove si vogliono confinare i pilastri, e l'antiribaltamento potrebbe, quindi, diciamo, il presidio delle tamponature per evitare il ribaltamento fuori piano, potrebbe essere realizzato dall'esterno. Poi dopo torno su questo. Per gli edifici in muratura invece c'è la possibilità di determinare la classe di rischio in modo semplificato, secondo diciamo, un metodo ormai acclarato in letteratura, EMS 98, e poi è possibile anche qui, in base a una tabella, scattare di una classe, per dirla in brevissima, se si conferisce all'edificio un comportamento scatolare. L'unico fatto è che le linee guida specificano giustamente che questo è possibile se si evitano tutti i meccanismi locali. Questo lo dico perché spesso mi capita anche di parlare con alcuni di voi o con dei cittadini. Per esempio, c'è qualcuno che mi dice: ma io ho la facciata sulla strada dove potremmo intervenire, potremmo lì mettere delle catene, ma l'ho lo scatto di una classe se poi invece sulle facciate perpendicolari lì non possiamo intervenire? Ovviamente il sisma bonus dice di no, cioè il sisma bonus dice: devi andare a evitare tutti i meccanismi locali, quindi un minimo di valutazione dei meccanismi che si possono attivare va comunque fatto, anche se non si fa una valutazione globale dettagliata. E poi bisogna dimostrare, questo è un compito del professionista, che l'intervento che viene fatto evita, previene i meccanismi locali. Allora, qui arrivo alla seconda mia considerazione un po' intermedia. Cioè, io penso che il metodo semplificato suscita molto interesse in tutti voi, almeno in me, ma credo in molti di voi e nei cittadini,
perché effettivamente è quello che è più vicino a poter assecondare delle esigenze che ormai dal 28 febbraio 2017 sono state rappresentate a molte di noi. Quali sono queste esigenze? Quelle di effettuare interventi prevalentemente, io qui ho scritto sulla pelle dell'edificio, cioè per poter fare questi interventi una condizione che quasi tutti i condomini ci dicono è fatelo purché non mi costringete a lasciare gli appartamenti, a svuotare le case, anche perché purtroppo non ci sono possibilità di avere ricomprese negli oneri del sisma bonus eventuali, per esempio, depositi dei mobili piuttosto che periodi da trascorrere in albergo o altra sistemazione. Quindi purtroppo, siccome noi siamo contenti, facciamo prevenzione, non abbiamo a che fare con edifici evacuati a seguito di un sisma, la realtà è che i condomini guardano con interesse a una misura che è molto conveniente, mettendo quest'ulteriore condizione: non mi devi troppo, tra virgolette, disturbare la mia vita dentro casa. Il che significa che non è che non si faccia nessuna lavorazione in casa, ma questo viene messo, almeno io sono molto, cioè ho avuto molte, questo è il requisito, diciamo, più gettonato che io conosco. Legato a questo poi c'è la riduzione dei tempi di intervento e quindi anche l'impatto sull'uso ordinario, quindi la lunghezza del cantiere. Da un punto di vista dei professionisti, un intervento fatto con il metodo semplificato, quindi un intervento locale, consente di redigere progetti che richiedono un minor grado di approfondimento, rilievi, prove, saggi. Sappiamo che oggi andare in un condominio, accedere a tutti gli appartamenti, andare a vedere i soppalchi che ci sono, eccetera, porta spesso a dei problemi, così come tutta la fase iniziale richiesta che è prevista dalle norme per un intervento di miglioramento, cioè le prove sui terreni, le prove sui materiali, è molto onerosa e quindi tutta questa parte, diciamo, si semplifica con un intervento locale, così come anche la pratica del Genio Civile, tra l'altro almeno qui in Campania, mi sembra in Italia, non è più obbligatorio il collaudo per gli interventi locali, cioè, quindi ci sono una serie di aspetti interessanti per poter fare, io dico, un buon intervento locale, perché un buon intervento locale per me non ha nulla da invidiare a un intervento di miglioramento se è fatto con molto criterio. E infine, un'altra cosa che interessa molto i condomini e quindi che rende la cosa accattivante è che gli interventi fatti dall'esterno, quindi sull'involucro, manco a farlo apposta, matchano bene con quelli che servono per ridurre i consumi energetici. Per esempio, se guardo a un edificio in cemento armato, nel momento in cui vado a confinare i nodi, a fare l'antiribaltamento, quell'intervento è molto compatibile con la realizzazione di un cappotto termico e quindi a fare l'integrazione sisma ed ecobonus. Comunque però, lo voglio dire perché altrimenti se no sembra che si voli troppo solo sugli interventi locali, la progettazione di interventi locali comunque richiede di conoscere le caratteristiche della struttura, dei materiali della struttura, anche se non è obbligatorio, comunque un professionista deve assicurarsi di come è fatto, di come sono fatti i materiali, per esempio almeno i calcestruzzi in una struttura in cemento armato, così come conoscere la muratura, vederla con dei saggi, se c'è necessità fare delle prove. E quindi la conoscenza comunque è un ingrediente essenziale. Quindi noi possiamo semplificare appunto col metodo semplificato, ma per poter progettare un intervento locale è comunque necessario che il professionista conosca delle informazioni, conosca come fa, che tipologia strutturale ha l'edificio, come sono orditi i solai, come sono fatti i solai, se ci sono volte, se sono tutti i solai, se sono stati fatti per esempio in un edificio in muratura degli interventi pregressi, ci sono i cordoli, le catene, quindi è necessaria una fase di approfondimento perché questi aspetti influenzano molto la vulnerabilità sismica. In questa slide li richiamo queste cose, quindi bisogna conoscere un po' l'edificio. E siccome quasi sempre nei condomini queste informazioni non vengono messe insieme, per me il grande interesse di questa giornata della prevenzione sismica e poi di questo mese della prevenzione sismica è quello di stimolare i condomini sulle opportunità del sisma bonus che ho appena rappresentato, spiegandogli che però che per poter accedere al sisma bonus qualcuno gli deve fare un progetto e per poter fare un progetto bisogna mettere insieme delle informazioni che anche se si usa un metodo semplificato ci vogliono. Quindi è necessario per esempio avere un rilievo, raccogliere le piante catastali, capire come sono stati fatti i solai, raccogliere le informazioni degli interventi. E questo momento diciamo, che dovrebbe risvegliare le coscienze, però è importante perché se non si farà il progetto non si potrà mai accedere al sisma bonus. Allora mi avvio a concludere con qualche piccolo cenno a degli esempi che mi aiutano a chiarire alcuni aspetti. Qui faccio vedere un edificio in cemento armato, questo è preso dal libro bianco della ricostruzione dell'Abruzzo, forse qualcuno di voi l'ha già visto, ma è molto interessante perché è una struttura in cemento armato anni 70 con tipici dettagli di quell'epoca, quindi calcestruzzo anche abbastanza scadente, bare lisce, progettazione moderata con azioni sismiche perché siamo all'Aquila,
Allora, com'è il percorso? Si calcola, prima lo chiamavamo alfa, adesso z con i, questo z con e che nella condizione anteoperam è 12,5%, ovvero 0,125, si calcola quindi il corrispondente lambda SLP e si può costruire la curva PAM, che in questo caso ha questa forma verde che vedete. Quindi, per capirci, la rossa sarebbe il sogno, perché è l'edificio nuovo progettato a norma, la verde è quella di questo edificio. Tutta la differenza di area e tutto danno che l'edificio esistente si prende, che se lo progettassimo nuovo non avrebbe. Quindi vi rendete conto che è necessario fare un intervento che avvicina la curva verde verso gli assi. In questo caso, e quindi diciamo, andando ad applicare il sisma bonus, vedete da un punto di vista PAM, l'edificio ovviamente si capiva, no? È molto rovinato, quindi è G, così come da un punto di vista ISB è F, per cui la minima classe tra queste due, tra G e F, da G, quindi si parte da G. In questo caso è stato progettato un intervento tutto fatto con materiali compositi, quindi fasciature delle colonne, rinforzi dei nodi, e attenzione, questo potrebbe essere addirittura un intervento locale per come è progettato, quindi fate attenzione a questo, perché tra un attimo facciamo una riflessione su questo. Andando a fare il calcolo della struttura, perché questo era necessario per poter avere il contributo in Abruzzo, il progettista ha dimostrato che dopo l'intervento si arrivava al 63,5%, ovvero 0,63,5, e con i dati che noi abbiamo recuperato dal progetto abbiamo costruito la nuova curva PAM, che è questa viola che vedete qui. Quindi dalla verde si è arrivati a quella viola, guardate che recupero di area, e questo si rispecchia nel fatto che adesso sia da un punto di vista PAM che da un punto di vista ISB la classe di rischio diventa B, quindi da G siamo passati a B. Quindi se io facessi sisma bonus su questo edificio con il calcolo, e quindi come intervento di miglioramento, io potrei prendere al massimo due classi, attenzione, quindi comunque avrei il massimo beneficio 85%. Poi io però ho scritto qui, se io questo lo potevo trattare come metodo semplificato, avrei avuto lo scatto di una sola classe, quindi avrei avuto il 75%. Quindi tutto questo va messo insieme, va spiegato ai cittadini. Chiaramente per fare un progetto di miglioramento c'è un po' più di onere professionale e un po' più di lungaggini formali, oltre al fatto che in alcuni casi poi il progetto di miglioramento diventa quasi impossibile, soprattutto negli edifici in muratura in aggregato. Un altro esempio vi faccio vedere invece sul cemento armato, è ancora un edificio anni 70, è un edificio su cui nella situazione anteoperam, vedete, l'indice di sicurezza era 20%, quindi 0,2, allo stato limite di salvaguardia della vita, e le perdite erano 8,22%, quindi l'area sottesa è questa. Questa è la curva del PAM prima dell'intervento. Su questo edificio è stato realizzato un intervento di isolamento alla base, quindi è stato tagliato alla base inserendo degli isolatori, e quindi l'ISB è passato dal 20,3 a 114, quindi a 1,14, più che adeguato. Le perdite, che prima l'area era 8,20%, è diventata 0,47. E quindi, diciamo, vedete, si è passati dalla classe G alla classe A+, in questo caso con un intervento di isolamento. Mi avvio a concludere citando altre due cose. Una, mi fa piacere, anche perché qui oggi c'è il professore Dolce che rappresenta anche il Dipartimento di Protezione Civile, noi stiamo lavorando anche come ricerca per assecondare questa sfida che i condomini, le scuole ci chiedono, cioè interventi rapidi, tutti possibilmente dall'esterno, e anche integrati, che presentano un'integrazione strutturale ed energetica. Faccio vedere tre slide, per esempio, di alcuni casi studio che noi stiamo preparando e che poi saranno oggetto di una serie di convegni per condividerli con tutto il mondo professionale, in cui siamo partiti da scuole e facciamo un esercizio fatto tra più unità di ricerca sparse in tutta Italia, mirato a modellare queste strutture e cercare di progettare interventi, come vi dicevo, tutti dall'esterno, possibilmente dall'esterno, misurando quantitativamente gli indici di sicurezza ante, per esempio in questo caso 23% ante o post-operam, 60%, 80%, e studiando interventi, come sta qui rappresentato, che in modo crescente sono più invasivi e costosi, ma che aumentano chiaramente la resa, sia sismica che energetica. E predisponiamo delle tabelle di questo tipo, ora non vi leggo i numeri perché questo è solo un singolo esempio, in cui poi quotiamo con i costi questi interventi e cerchiamo di dare anche dei valori parametrici a metro quadrato che siano di utilità alla comunità professionale. E visto che siamo a Napoli, mi fa piacere citare in chiusura
un'attività analoga fatta da, promossa dall'Associazione Costruttori Edili, l'ACEN, che qui vedete la copertina di questo volume che eventualmente potete poi recuperare, che ha promosso un'attività analoga in cui io ci ho lavorato con l'Università di Napoli, con dei colleghi, insieme ad altri colleghi che si occupano di risparmio energetico. Abbiamo fatto anche qui dei casi studio che loro hanno selezionato fino ad arrivare alla valutazione dei costi e studiando interventi anche qui ad impatto crescente che andavano dall'intervento locale al miglioramento, facendo vedere come man mano tutti, diciamo, facendo i pro e i contro di queste soluzioni e dando quindi dei riferimenti che penso oggi sono molto utili per poter poi progettare gli interventi. Ok, io qui mi fermo e vi ringrazio. Grazie per questo quadro sul sisma bonus. E in realtà è un argomento molto interessante. Quello che vorrei dire solo due, vorrei fare solo due commenti. Cioè, il primo è che, come si è detto prima, il 30 settembre è la data giusta per la finanziaria. Quindi, diciamo, siccome la politica, io ho fatto anche l'assessore nella mia vita, la politica fa quello che vuole l'opinione pubblica. È importante che l'opinione pubblica spinga tutta nella stessa direzione. E a mio parere un punto importante è semplice: spingere verso la detraibilità anche della prima analisi di vulnerabilità, senza il progetto e l'intervento dopo, perché la prima analisi di vulnerabilità, cioè la prima analisi di classificazione, costa poco, qualunque condominio se la può facilmente detrarre, ma la signora Maria o la casalinga di Voghera sa se il suo edificio è A, B, C, D, E, che mi sembra un fatto di grande civiltà. E questo è un provvedimento semplice che, se l'opinione pubblica spinge, si può mettere in finanziaria. Ancora vorrei sottolineare una cosa che il professore Proda già ha detto molto bene, ma preferisco ripeterlo. Cioè, qui è tutto campo di progettazione. Cioè, se uno riesce e può tagliare l'edificio alla base e fare l'isolamento sismico, questa operazione si fa con i cittadini dentro, addirittura. Io l'ho fatto in un ospedale. Oppure si può partire dal pian terreno e primo piano, cioè non per forza tutti i piani, perché i piani spesso peggiori sono quelli più bassi, cioè si può arrivare all'aumento di classe lavorando solo su alcuni piani, oppure si può lavorare solo sull'involucro esterno. Cioè, qui ci vuole un ingegnere, un architetto pensante, fortemente pensante, perché è il campo della, diciamo, della vera, diciamo, ingegneria strutturale. Fatemi dire, anche architettura strutturale, per questa iniziativa comune. L'ultima cosa, con la circolare noi ci saranno informazioni importanti sugli edifici esistenti, gli esperti strutturisti cambieranno il modo per valutare il taglio negli elementi. Molti edifici numericamente collassano per taglio quando non è vero che collassano per taglio. Questo verrà aggiustato, così come tutto il problema dei nodi diventerà tutto coerente e si chiarirà l'importanza sia nelle nuove costruzioni che in quelle esistenti dei nodi esterni, di quelli non confinati, di quelli che non ricevono travi nelle due direzioni e quindi hanno un confinamento. Quindi questo sarà importante, una serie di precisazioni, diciamo, nella circolare. Adesso io chiederei a Giusi De Martino, l'ingegnere Giusi De Martino, che ha fatto da supporto tecnico al comitato scientifico, ha lavorato moltissimo, e che è quella che più in Italia sa di come è organizzata la giornata del 30 settembre e le visite di ottobre. Ricordo a tutti che avete avuto il materiale ufficiale, diciamo, prodotto a livello nazionale, importante, perché è importante, il foglietto è importante per gli ingegneri e gli architetti che vogliono lavorare in questa grande avventura, mentre questo è Deplan che verrà anche distribuito ai cittadini. Quindi l'insieme di questi due costituiscono qualcosa di molto importante. Conservatevelo, leggetevelo con attenzione. Grazie Giusi. Okay. Allora, dicevo, in primis ringrazio il professore Cosenza per l'introduzione e per avermi invitato sia a prendere parte all'organizzazione del progetto, come appunto ha già detto.